Buongiorno ragazzi, buongiorno. Un risveglio un po' carino, sì, abbiamo dormito un'ora in più perché è cambiata l'ora e qua sistemiamo e ora giochiamo. Ah. Carcassonne. Guarda qua. Aspetta che devo asciugare, fa un po' schifo. Deve asciugare, fa un po' schifo. Non è con un pezzettino di scotch che tiri sull'ultimo. Là? Ci spostiamo? Ale. Molto bene ragazzi. 5 centimetri più avanti. Molto bene. Il turno, no? Certo. Sì, sempre. Fra. Finché sì, io non posso staccarli all'interno dello stesso turno, ma ogni volta che tocca a me posso fare il doppio. E qua non si va da nessuna parte, ragazzi. Sto bloccando ho sdoppiato lo stelo. Quando è che è nato questo castello qua? È nato. Ma nato. Cazzo, in un turno che vado via a cucinare, qualcun altro ha cucinato. Guarda che roba qua. Hanno cucinato. Ma in 2 secondi è proprio spawnato. Se vuoi, io te lo rubo quel castello, te lo dico. È spawnato da un secondo all'altro. Amico, vabbè, io prendendo 0 punti. Poi vabbè, ragazzi, pasta e. Pasta con le violenze. Pasta con le stracci. Pasta. Pasta. Cioè, io tutta la partita che provo a fare un castello, ho fatto sta monata. Dio santo, girati. Ho fatto sta monata qua e quello da 2. E poi vado 2 secondi là a cucinare e Joe fa tipo 10. Pasta con le strade. Ma che roba. Costruttore solo. Oh, ragazzi, un bel piattino. Pasta onesta. Giovanni? Sì, scusami. Ora noi mangiamo, se vuoi portatelo dentro, se no. Sì, finisco questo qua. Easy, posto. Tocca a me? No, che tocca. Si è fatto Fabio, tocca a me. Sì. Oh. Ci sono gli orari, devo essere a una certa ora, le stazioni a cui posso arrivare. Grazie, secondo me non abbiamo mai preso un treno. So. Dai, vabbè. Tisana moment. Ti vediamo. Buonasera, buona domenica. Oggi sera T. Che miseria. Oggi dicevo seratina, l'insegna di giochi in scatola. Abbiamo visto un pezzo della partita Juve, ma adesso vado. Oh, dove vai? Ho visto un pezzo della partita della Juve, ma adesso vado fuori a cena, quindi tornerò a casa tra qualche oretta. Oggi dicevo super tranquillo, alla fine è stato bello svegliarsi un'ora extra, non so neanche se ho già ripetuto nel video, ma così ho avuto la possibilità di dormire, visto che il sonno arretrato era presente e tipo io non riesco mai a dormire, anche quando tipo vado a letto tardi, per le 3, per le 4, giù di lì, comunque generalmente mi sveglio presto ed è una cosa fastidiosissima perché mi sveglio stanco, mi sveglio incazzato, mi sveglio con la voglia di vivere pari a zero, però mi sveglio e purtroppo non ci posso fare niente. Mentre stavolta mi sono svegliato alle 10 che è come se fossero le 11 perché sapete il cambio dell'ora, quindi bellissimo. Ho fatto le mie 6 orette abbondanti, se avrete alla fine. La cosa che mi dispiace di questa settimana è non essere riuscito ad andare in palestra, cioè sono andato solo una volta ed è, mi sa, 3 settimane di fila che vado solo una volta, il che mi rende particolarmente deluso, però al contempo non posso farci molto perché sinceramente il tempo è quello che è e le energie sono quelle che sono. Io vorrei andare più spesso, ma tra una cosa e l'altra mi risulta veramente complicato e vabbè, che ci devi fare ogni tanto. Questa giornata me la sono presa un pochino più per me, nel senso ero comunque con gli altri, però non mi sono preso lavori, non mi sono preso grandi programmi, ho dato una mano alla mia amica Antonia e per farsi il curriculum, abbiamo giocato tutti assieme a vari giochi in scatola, quindi ogni tanto bisogna anche prendersi del tempo in chilling, anche se mi sarebbe piaciuto andare tipo in Lessinia, in qualche malga da qualche parte, perché oggi c'era soletto, c'era bel tempo, quindi anche questo si poteva fare. Fatto sta che ragazzi, questa settimana, adesso ho guardato oggi, abbiamo raggiunto le 2506 iscritti al canale, quindi siamo saliti di un pochino
questa settimana, che è top. Comunque sette iscritti da quando mi sono disinstallato l'applicazione per insomma controllare le statistiche. Quindi adesso non posso dirvi, anche se domenica, non posso dirvi quante views abbiamo fatto, quanti commenti piuttosto che watch time e quant'altro, perché semplicemente non lo so, non ho l'applicazione, non, ora come ora non voglio scaricarla. Come vi dicevo, volevo fare questo esperimento e vedere un po' come tira. E comunque siamo saliti di iscritti, questo è poco ma sicuro. La settimana decisiva, perché per l'ennesima volta, lo ripeto perché magari non tutti guardano questi vlog giornalmente, quindi l'aggiornamento che io sto provando a comprare casa. Il problema che c'è nella casa che sto comprando, che ho già firmato il preliminare, dato la caparra e dovremo andare a Rocido tra 2 settimane, spoiler, sarà impossibile arrivarci, è attualmente locata. Il contratto dovrebbe finire a maggio 2025, ma l'attuale proprietario della casa, visto che è uno stronzo, vuole non inviare la disdetta del contratto, e quindi il contratto si rinnoverebbe per altri 3+2 anni, quindi potrei entrare a maggio 2028, cioè rendiamoci conto, stronzo. E purtroppo è stato un problema dell'agenzia, che non ha saputo gestire la situazione, non mi ha per niente tutelato. È un problema sicuramente anche del venditore, che cambia idea di continuo e mi invia audio. Prima, l'altro giorno mi ha inviato un audio da 46 minuti, ragazzi, 46 minuti, 46! Cioè, e non è che ne invia uno, no? Ne invia più di uno durante una giornata, quindi quello da 46, alle 3 di notte me ne aveva inviato uno di mezz'ora, che lasciamo stare. Mille insulti, io non so letteralmente cosa dire, sono desolato, cioè questa situazione è incredibile. E quindi cosa succede? Lui ha tempo fino a mercoledì per inviare sta cazzo di raccomandata all'inquilina, e dopo appunto il contratto dovrebbe recedere tra 6 mesi. Il problema è che lui non vuole inviarla, quindi io ho 3 giorni per convincerlo. Lui mi ha già detto chiaro e tondo che non ha la minima intenzione nell'inviare questa lettera, e quindi io molto probabilmente non potrei entrare in casa per prima di 3 anni e mezzo, e che, come potete immaginare, sarebbe un disastro per quanto mi riguarda, perché sto comprando casa e io devo pagare una signora che ci viva dentro, fastidiosissimo, una truffa. Quindi il mio piano B sarà comprarla, la casa, perché non sinceramente non posso rinunciarvi, anche perché, anche se ho ragione io, quindi lui mi dovrebbe dare il doppio della caparra, il signore mi ha già garantito che non mi darà neanche un euro e che dovremo andare in cause legali, e di conseguenza so già come andrà a finire. Ci perdo anni e anni e anni, e soldi, avvocati e quant'altro, e non ne vale per niente la pena. Quindi la casa la comprerò, e dopo dovrò provare a convincere la signora ad andarsene a una certa. Non so come, non ho idea, non ho la minima idea né speranza che questo sia possibile. Però che dovete fare? È la mia unica... sarebbe una situazione ottima. Quindi dovrò cercare un accordo con la signora, che penso che preveda magari... Le dico, tra 6 mesi te ne vai, così hai tempo di trovare casa. Nel frattempo magari non mi paghi l'affitto, o me ne paghi poco, o non lo so, qualcosa. Qualcosa bisogna fare, ragazzi. Che stronzo. E anche questa settimana volge al termine, ragazzi. Io, come al solito, raccomandazioni finali. Domani alle 11 prossimo video, voi numerosi presenti come sempre. E per quanto riguarda questo video, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo nel video di domani, ragazzi. L'algoritmo funziona solamente se voi lo stimolate, e per farlo dovete fare tutte le cose che vi ho chiesto, quindi interagite, si sfama delle vostre interazioni. Niente, ragazzi, sono stanco, domani ho controllato e purtroppo torno in ufficio. Niente remoto, e quindi devo andare a letto. Che ore sono? Sono le 11:30, mi pare. 11:35. Dai, ci stavo, vado a letto. Ciao.